Buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad una nuova diretta di Ore d'Orrore ed è il martedì dei registi, anche questa sera è il martedì dei registi e naturalmente come sempre stiamo aspettando l'ospite. Intanto salutiamo Gambusa da Vignozzi, Antonio, ecco Ivan che faccio subito entrare. Intanto saluto tutti. Ciao Ivan. Ciao. Presentiamo Ivan Zuccon, regista dalle mille forme, direi. Poi ci racconterà un po' tutto della sua filmografia. Allora, salutiamo intanto Matteo, Esistenza, il disinteressato, Giada. Scusate ragazzi che vedo un bel po'. Allora, Terrone, ok. Allora, Ivan, come stai innanzitutto? Tutto bene. Tutto bene. Tutto bene. Ti ringrazio di essere qui. Aspetta, non riesco a capire se mi sto tagliando la testa oppure no. No, non tagliarti la testa. Quello... Vabbè che è in tema con l'horror. Ecco, evita. Evitiamo spargimenti di sangue inutili. Allora, che ancora ci servi. Allora, Ivan, allora... Parliamo un po' della tua filmografia, però prima di arrivare a questo volevo un attimino parlare un po' di te. Benissimo, no? Okay, siamo qua allora, a posto. Innanzitutto, come sei arrivato al cinema? Cioè, è una tua passione fin da sempre, fin da quando eri piccolo? Raccontaci un po' della tua infanzia, insomma. Di... Sì, guarda, la responsabilità penso sia un po' dei miei genitori, no? Perché da bambino mi portavano moltissimo al cinema, ma moltissimo vuol dire veramente tanto. Tipo? Tipo 3 volte dalla settimana, insomma. Perché mio papà, che era nelle forze armate, aveva la possibilità di andare al cinema gratuitamente. E quindi all'epoca, insomma, il cinema era comunque, insomma, ci si andava nei weekend, chi se lo poteva permettere. Invece, avendo questo vantaggio, diciamo, no, mio papà ne ha approfittato per farmi, come dire, una iniezione di celluloide già da piccolo. E quindi ho visto veramente tantissimi film, anche film forse un pochino non proprio adatti, no, ai bambini, però mio papà mi portava lo stesso, grazie a Dio. E quindi ho visto anche dei film negli anni 80 memorabili, che visti al cinema, insomma, hanno lasciato il segno, come Fuga da New York di John Carpenter, o Occhi bianchi sul pianeta Terra, Bello. 2022 Sopravvissuti, Allucinazione, no, com'era? Viaggio allucinante, insomma, dei film bellissimi che avevano quelle atmosfere incredibili, no? Questa sospensione totale dalla realtà, un'immersione in un mondo, come dire, alterato, in un mondo diverso. E quindi, come dire, queste atmosfere mi sono rimaste veramente molto dentro, e questo forse mi ha un po' segnato, no? Anche poi in quella che è la mia effettiva cifra stilistica. Poi è vero che ho visto anche altri film, anche voglio dire, molto leggeri, non so, Ritorno al futuro. Mi ricordo, mio papà mi portò a vedere una collana tutta su Hitchcock, dove avevano fatto una retrospettiva, dove Bellissimo. mi facevano vedere tutti i film di Hitchcock. E mi ricordo che, insomma, mi ricordo che quella volta eravamo solo io e mio papà, ci siamo sciroppati tutto Hitchcock. Però, Ferrone insomma, dice: è tutta andavamo. colpa di Valerio, dice Ferrone. È tutta colpa di Valerio, sì. Che è il tuo papà, Valerio, Esattamente. il tuo papà, Che è Valerio. mio papà. Diciamolo subito, tu sei un figlio d'arte perché ho letto, papà, pittore. Tra l'altro anche come Sì. mio padre era il famoso macchiaiolo, conosceva, grande amico di Manzù, quindi insomma, abbiamo avuto un padre pittore, sa, scultore, musicista. Eh sì, è così. Io sono cresciuto vedendo mio padre dipingere e realizzare i suoi bassorilievi, le sue sculture. E già da piccolino io cercavo di imitarlo, no? Quindi lui Certo. dipingeva e io copiavo i suoi quadri perché volevo farli anch'io. Quindi sì, sono cresciuto, insomma, in questo ambiente, tra l'altro anche. Insomma, c'era proprio il desiderio di realizzare arte anche da parte di mia madre, che non aveva queste,
Se questo non era un artista in senso Proprio stretto, poi in realtà impacciata ovviamente un po' dal papà, no? diciamo un artista diverso, che dal suo canto lei è sempre stata una sarta, poi nel tempo ha realizzato dei bellissimi costumi per i miei film, quindi anche lei aveva questo estro artistico, però non figurativo, insomma, non legato in modo specifico all'immagine. Però mia madre ha sempre detto che tra le cose belle che trovava di mio papà era che era un artista, insomma, no? E quindi noi abbiamo respirato, insomma, arte sempre. Io ho respirato sempre l'arte. E poi ero anche musicista, io stesso sono stato, ma sono ancora, Regista anche di se molto videoclip meno. musicali, o sbaglio? Anche, ma io ho suonato, insomma, ho suonato la chitarra per 30 anni, insomma, in un gruppo sperimentale, di rock punk sperimentale. E quindi, insomma, come dire, non ho mai potuto, non riesco a smettere, ecco. L'arte è un po' una malattia, il cinema soprattutto, È un po' una dalla quale non passione si che, tra guarisce più. l'altro, dove non hai, insomma, sei sempre andato avanti nonostante anche le difficoltà che ogni regista del cinema indipendente, soprattutto italiano, ha nel corso degli anni. Abbiamo intervistato tanti registi qui che hanno avuto le tue stesse difficoltà, chiaramente. Poi, tra alti e bassi, chi più, chi meno, ma insomma, le difficoltà di chi fa cinema indipendente in Italia le conosciamo praticamente quasi tutti, insomma. Come sei arrivato a quello che poi è diventato L'Altrove, no? Dopo, tra poco ci arriveremo, ma come ci sei arrivato fino a là? Ma a un certo punto ero ancora piccolino, sarà poco prima dell'adolescenza forse, o diciamo all'inizio dell'adolescenza, ho iniziato a desiderare, e complice mio padre e mia madre che mi hanno portato a vedere i western di Sergio Leone, che mi avevano folgorato, e allora già a quell'età mi era venuto il desiderio di fare regista anch'io, pur non sapendo ancora che cosa volesse E dire. certo. No? Quindi ho cominciato anche ad informarmi. Quando avevo iniziato a capire che cos'era il montaggio, ero rimasto allibito, perché dicevo, ma come, girano tutta quella roba lì e poi prendono solo dei pezzettini? Mi sembrava una roba Tagliano, è assurda. vero. È la stessa Come cosa quando tutto sei via. piccoli, è vero. È la stessa cosa quando sei piccoli, che quando Mi vuoi. sembrava una cosa folle, no? Ecco, e allora mi era venuta l'idea di scrivere un western di fantascienza. Quando sono più grande, poi faccio il film. Ecco. Ma ancora prima, guarda, ancora da bambino volevo fare il teatro con i miei amici del cortile. Insomma. Quindi ho sempre avuto un po' questa, pur non avendo un'idea chiara di che cosa si trattasse. E quindi quando poi, diciamo, finito un po' il periodo dove la musica era la parte più importante, la parte creativa più importante. Quando la musica ha incominciato a diventare meno significativa per me, ho incominciato ad approcciarmi più seriamente al mondo del cinema, ho incominciato a girare delle prime cosette, no? Qualche piccolo cortometraggio. E siccome in quel momento, in quel periodo, insomma, ero un appassionato lettore di letteratura gotica, mi piaceva Edgar Allan Poe, mi piaceva Bierce, mi piaceva i racconti, quelli un po' più particolari di Maupassant, insomma, ho deciso di realizzare un cortometraggio Cortometraggio. in Super 8 con la cinepresa scassatissima di mio papà, e ho fatto questo cortometraggio di cui non so neanche che fine abbia fatto, girato appunto con questa Super 8, dove bruciavo una bambola, dove la impiccavo, dove insomma, facevo delle cose così Eri già un mezzo serial assurde. killer, diciamo, un po' la Dario Argento. No, semplicemente, insomma, voglio dire, cercavo delle immagini, insomma, che potessero Forti, rappresentare capisco. un po' l'immaginario così, gotico, ecco. Oppure legavo la cinepresa alla macchina, poi con tutte delle molle, un po' come faceva Sam Raimi, facevo i miei esperimenti, ecco. Ovvio. Perché cercavo un po' di emulare quelli che erano i miei registi Però di diciamo fin da riferimento. subito, Ivan, sei rimasto colpito tra questi grandi autori di libri, insomma, grandi, grandi, da uno in particolare. Stai dicendo Lovecraft, immagino. Sì, lì è arrivato molto dopo, perché prima ho fatto appunto vari esperimenti, ho realizzato anche vari corti su Edgar Allan Poe, molto brutti, ma sono, come dire, propedeutici, utili. E poi alla fine ho iniziato a realizzare dei corti, insomma, già un po' più strutturati, e anche, secondo me, anche molto interessanti.
E ad un certo punto stavo girando Intanto, questo scusami corto. se ti interrompo, voglio farti una domanda. Visto che parliamo di cortometraggi, molti del cinema indipendente partono con i cortometraggi. Che cosa è una buona gavetta, no? Fare il cortometraggio prima di arrivare alla filmografia, o sbaglio? Beh, la cosa migliore, intanto cominci a capire se sai, se cominci a fare qualcosa di decente. Bisogna essere anche molto ipercritici, insomma, non esaltarsi, non darsi, come dire, non credere di aver fatto il capolavoro già nel primo cortometraggio, Veramente. perché così non è. Però, quindi è utile farli vedere agli altri, accettare i feedback e confrontarsi con le opere di riferimento e Certo. vedere quanto ancora strada si ha da realizzare. Per cui no, è fondamentale. Cioè, penso che per quanto sia importante conoscere la teoria e conoscere, insomma, le regole che sono fondamentali, la grammatica, chiamiamola Ovvio. così, che è importantissima, ma la cosa migliore per poter intraprendere questo mestiere è farlo. Da un lato realizzare i propri, dall'altro lato cercare di andare sul set di qualche regista, diciamo, più ferrato Esperto. in materia, insomma, più esperto, e incominciare ad imparare, sporcandosi letteralmente le mani, perché per quanto possa sembrare che c'è, come dire, l'immagine del cinema, dell'artista, del regista, così un po' Bisogna usare, se non pittoresco, osi, no, bisogna però in usare. realtà è un mestiere molto faticoso, è un mestiere dove si devono mettere le mani dentro la pasta, impastare affinché la Allora, torta intanto Matteo ci film dice il venga codice, fuori. piace molto anche a me, perché ovviamente tu parli, la gente commenta. Small Big Earth ti dice che è bello sentire il tuo percorso dagli inizi. Stiamo facendo apposta proprio per farvi vedere Ivan Zuccone è un dono, dice Brontolo. Bravo, Brontolo. Esatto. E quindi poi, appunto, hai fatto questi cortometraggi e da qua all'altrove. Ecco, uno di questi cortometraggi Perché poi ne sappiamo ho che ha realizzato. avuto un'evoluzione questo cortometraggio, poi dopo ci Sì, spiegherai sì, sì, bene sì. come. Vai. Diciamo che arrivavo da due o tre cortometraggi che avevano ottenuto anche un discreto risalto nei festival, non tanto di genere, ma in generale nei festival cinematografici che proponevano cortometraggi. Mi ricordo il Bellaria Film Festival o altri, sono Dove hai passati vinto pure tanti un bel anni. po'. E ho vinto dei premi, per cui mi è sembrato, insomma, interessante proseguire. E quindi arrivo, diciamo, al 97-98, credo, che sto realizzando appunto un cortometraggio che si intitola L'Altrove. Il problema di questo cortometraggio è che non doveva essere un horror, assolutamente, era un film di guerra. Però durante la scrittura ero totalmente bloccato e avevo qualche settimana prima comprato una raccolta di racconti di Lovecraft che non avevo mai letto, l'avevo appoggiato sullo scaffale. E quindi durante la scrittura mi casca l'occhio sul Necronomicon, lo prendo e incomincio a leggere un po' qua, un po' là, e poi dopo mi immergo totalmente nella lettura e ovviamente le idee si sono, come dire, sono confluite Certo. nella sceneggiatura dell'Altrove ed è diventato un cortometraggio che poi ho girato effettivamente, inserendo questo libro maledetto all'interno della storia. E il corto poi, una volta finito, era venuto discretamente bene. L'ho fatto vedere a un po' di società di produzioni in giro per il mondo e una di queste, molte hanno risposto con molto interessate, ma una di queste mi ha proprio proposto di gonfiarlo per trasformarlo in un È vero, un vero e proprio lungometraggio. lungometraggio. Sì, e quindi dopo mi sono precipitato a girare subito il resto, e E così, quando eri insomma, felice, tu eri felice quando ovviamente ti è stata proposta questa cosa, non te l'aspettavi. scusa che non ha sganciato la linea, non ho sentito. Non te l'aspettavi questa proposta. Beh, no, nel senso, cioè me l'auguravo, ma certo non me Esatto, l'aspettavo, è stata una l'augurante. vera sorpresa. Sì, insomma, da lì è partito tutto. Ecco. Poi, con alti e bassi, come, insomma, è normale che sia, però, insomma, quello è stato un po' il momento anche più, tra i momenti più entusiasmanti, E perché infatti ho sentito, effettivamente. l'ho letto questa cosa qua, che in varie interviste ho detto sono stati anni belli, sono stati anni felici, pieni di soddisfazione, dove arrivavano tante cose insieme, no? Tra la fine degli Sì, anni 90 e i soprattutto. primi anni del 2000. Sì, diciamo,
soprattutto l'altrove, che appunto mi ricordo, andammo al market di Cannes, vedere i buyers, i compratori di film giapponesi che si fermavano di fronte al poster, lo indicavano come per dire voglio questo, cioè, insomma era, come dire, esaltante. Arrivavano i primi soldi, insomma è stato molto bello. Poi in realtà l'Altrove 2 fu un capitolo insomma un pochino più difficoltoso, però dopo La Casa Sfuggita, Bad Brains e Ninfa insomma hanno dato molta soddisfazione. Devo dire che anche La Casa Sfuggita è stata per te una soddisfazione molto forte, perché per la prima volta ti discostavi da quello che era l'altrove, tutto ciò in qualche modo che era affine, no? Sì, La Casa Sfuggita parte come, perché diciamo, la decisione di realizzare un seguito era stata un po' influenzata dal produttore, dal distributore del film precedente, no? Che erano entusiasti e pensavano che realizzando un secondo capitolo sarebbero riusciti a venderlo allo stesso modo. In E invece è realtà la accaduto non società so. poi. Sì, in realtà non andò benissimo e la società a un certo punto decise di dedicarsi ad altro e quindi ci hanno anche un po' lasciato, ci hanno anche un po' mollato, come si dice. Quindi è stato un po' complicato. Però poi l'idea di realizzare un altro film su Lovecraft era già un po' in cantiere e mi ricordo che con lo sceneggiatore Enrico Saletti c'era l'idea di fare un film a episodi. La Casa Sfuggita in realtà non doveva essere così come poi è diventato, ma era un film a episodi dove c'erano tre episodi più una cornice e gli episodi erano, diciamo, dei cortometraggi, chiamiamoli così, separati, non erano collegati tra di loro. E non si è fatto, Che era... credo, questione di budget, non si è più fatto. No, non è così. Cioè, nel senso, poi alla fine il collante doveva essere Lovecraft stesso, Ok. che un po' all'Alfred Hitchcock presenta, no? Introduceva ciascuna storia. Poi in realtà venne, durante la stesura della sceneggiatura, venne l'idea di abbandonare l'idea di Lovecraft presentatore e di prendere queste tre storie separate e metterle tutte insieme e fare in modo che ogni segmento di corto confluisse nell'altro, Ah, ho creando una capito. sorta di unità temporale, dove l'unità temporale è l'assenza del tempo, e invece ciascun racconto, ciascun segmento di film raccontava un periodo storico ben preciso. Infatti, la Casa Sfuggita è ambientata al giorno d'oggi, negli anni 40 e negli anni 20. Però è tutto in una struttura, diciamo, non propriamente lineare, oppure c'è una sorta di altrove cuscinetto che collega praticamente tutte le storie. Angelo ti chiede qual è il tuo film preferito che hai realizzato. Ogni regista dice sono tutti figli miei e amo tutti. No, non è Chiaramente. vero. Non è vero. Non è Oh, vero, io ti non sono ringrazio. tutti, Io invece non li amo guarda. tutti allo stesso modo, anzi ce n'è qualcuno che mi sta anche un po' sulle scatole, diciamo. Oh, adoro. Quindi Allora non subito. è Qual è il tuo così. film preferito e quello che disprezzi di più? Vai. Allora, quello che mi piace di più è sicuramente Ninfa, mentre quello che mi piace un po' meno, che spesso ho criticato, è L'Altrove 2, che è un film che reputo assolutamente sbagliato, è un E film che forse non tu lo avrei volevi, dovuto appunto, hai raccontato fare. che quasi quasi ti Però, sei imposto, no? sì, era un film che non dovevo fare, ma è stato bene fare, perché lì dove ho fatto tutti gli errori che potevo commettere, per cui è stato, come dire, un bellissimo film di apprendistato. Ciao Will, ciao Quindi, Nati. Arriviamo al 2005, l'avevi già accennato prima, Bad Brains. Bad Brains. Bad Brains. Io con l'inglese, come lo dici? Vai, Ivan. No, ben preso, va bene, detto Bad giusto. Brains, va bene. Sì. Allora, questa è una storia un Cosa po' vuoi particolare. sapere? Dimmi, Ivan, dimmi. Di Cosa vuoi sapere di questo Bad Brains? questo Bad Brains voglio sapere un po' questa storia ai limiti dell'incesto. Non possiamo dire tantissimo, no? Però, insomma, hai affrontato un tema importante anche, no? Sotto questo Non aspetto. proprio ai limiti. Eh? Non proprio ai limiti, diciamo che l'incesto c'è, ecco. Sì, no, è un tema, voglio Come dire, è un è tema un che tema torna. sociale che a volte non viene anche nemmeno molto, no? Vabbè, è un tabù. Allora, io penso che il nostro genere sia molto importante, anche perché, come dire, ci dà la possibilità di affrontare i tabù senza sentirsi
troppo, come dire, messi all'angolo da una certa critica un po', come dire, per bene, no? Esatto. Quindi il genere horror, se No, sai, vuole. scusami Ivan se ti interrompo, lo sai Sì. perché ti faccio questo discorso su questo film? Perché questo è il periodo del politicamente corretto, no? È l'ora Sì, dei vari messaggi, purtroppo. alcuni film in America, Biancaneve, Pipipame. Quindi è normale, è ben affrontare, soprattutto in questo periodo, il tema, appunto, dei temi sociali molto particolari all'interno, no, dei film, no? Tra poco non si può uccidere nemmeno più per finta un cane in un film, perché altrimenti le associazioni animaliste fanno drammi. Quindi era per questo che volevo affrontare questo tema del film, che è molto particolare, molto delicato. Sì, guarda, il tema torna, nel senso tornerà poi in ninfa, forse in modo Esatto. ancora più cruento, se possiamo dire così. Però effettivamente credo che poter affrontare nel genere horror tematiche come l'incesto o altre tematiche un po' al limite, cioè, ci sentiamo un po' più liberi, ecco, di poter essere un pochino più spietati, no? Di avere un occhio un pochino più crudo, oppure crudo perché magari è realistico, perché Certo. andiamo, non abbiamo paura di sporcarci le mani, come mi piace sempre dire, perché è effettivamente un tema interessante. Poi, come dire, è una questione culturale. Ci sono culture dove l'incesto non è per niente considerato qualcosa di disdicevole, no? Per cui effettivamente, considerando la nostra cultura, è un tabù, ma per altri non lo è. Quindi già questo è interessante, no? Cioè già questo potrebbe darci la possibilità di fare un'analisi sui perché, per alcuni lo è, per altri non lo è. Quindi non mi sono sentito di affrontare la tematica senza pormi, come dire, restrizioni senza pormi problemi di questioni morali. Qualcuno gli ha fatto dei problemi nel corso di queste... No. No, devo essere sincero, il film è molto molto violento, e non tanto per la questione dell'incesto, perché poi alla fine sono fratello e sorella, Sì. e, insomma, ma non devo essere sincero, l'unico paese dove ho incontrato problemi con la censura è stata la Germania, dove il film è stato letteralmente massacrato, cioè è uscito in una versione dove hanno tolto completamente tutte le scene di violenza. Allora io mi domando, ma cosa è rimasto di questo film? Dell'horror che è rimasto più che altro, quanto hanno tagliato? Quanti minuti hanno tagliato del film? Guarda, non lo so perché Ti non ho sei rifiutato, ti neanche sei completamente rifiutato di vederlo. guardato. Non ho neanche Perfetto, guardato. ha fatto Poi mi bene. hanno detto che sarebbe uscita una versione uncut dove ci sarebbero state reintegrate tutte le scene tagliate. Il Vabbè. punto è, un film come Bad Brains fa perno, racconta la storia di due individui estremamente violenti, cioè non si può togliere la violenza. Insomma. Io poi non sono nemmeno tanto, come dire, a favore, nel senso, dipende dal film, si può fare un film violento, horror con violenza o anche senza, non è che per forza, come dire, l'eccesso sia necessario. Quel film era un film Assolutamente. eccessivo per definizione, per cui in Germania effettivamente hanno deciso di fare questa politica. Ho rischiato anche con l'Infa, però poi in effetti l'Infa non ha subito nessun taglio, invece Bad Brains sì. Anche Precious parla di incesto senza essere un horror, dice Robby. E Sì, no, appunto, infatti no, no. esatto. Il tema dell'incesto non è che per forza deve riguardare loro, cioè può essere una cosa orribile oppure no, dipende appunto dalla cultura, ma non necessariamente orrorifica. Ah, ecco, Robby dice, però deve essere una soddisfazione essere censurato. Ma no, Dio, mica tanto. Non lo so, non lo so. Diciamo che Ah, dici, non è nel senso, piacevole. se censurato, dovrebbe essere una gioia perché vuol dire che il film per alcuni era troppo forte, come lo voleva il regista, e probabilmente ad alcuni non è andata Sì, bene. Un po' macchinoso. però è vero che quando già un film è vietato ai 18 anni, cosa c'è da tagliare? Cioè, se uno è maggiorenne, penso che possa vedere qualsiasi cosa, cioè, è sufficientemente strutturato per poter assistere a una proiezione e vedere il film così come è stato concepito. Ivan, ti Tagliare stimo molto, tutto ne abbiamo come decide. parlato e quindi vorrei che proprio mi dicessi qualcosa su questo periodo del politicamente corretto. Io su Facebook, in un post fatto da me, ho detto che
non so se era una provocazione, all'inizio pensavo che erano provocazioni, ora lo penso, questo politicamente corretto è diventata la nuova dittatura soft del millennio, del nuovo millennio. Tu che cosa pensi di questo politicamente corretto che sta estremizzando sempre di più? È la morte della libertà di pensiero, perché se non si possono neanche dire certe parole perché si ha c'è la possibilità di che qualcuno si offenda, poi bisogna vedere in che contesto, in quale modo uno decide di utilizzare alcune parole, o se alcune categorie non possono più essere menzionate in un modo perché tale categoria si offende, arriveremo a un punto che chiunque si potrà offendere perché viene chiamato In fa parte di una categoria e non vuole più essere chiamato nell'altra. E già di per sé questo è tremendo. Poi stiamo assistendo a delle cose deliranti, no? Non so, mi pare di aver letto da qualche parte che addirittura Shakespeare, insomma, andrebbe riscritto perché non è politicamente corretto, è meno male che non è. esatto, assolutamente. Altrimenti l'arte e il cinema deve anche, no, essere fuori. Deve essere scorretto per definizione. L'arte deve essere scorretta, se no, che cosa serve? Poi può anche cedere e sbagliare, però ben venga anche l'errore, poi vuol dire che male c'è nello sbagliare. Io penso che questa cosa, che tutti si devono offendere perché si sentono discriminati, offesi per qualcosa, io penso sia sbagliato. Poi ovviamente ci vuole il buon senso, no? Questo dovrebbe esserci sempre. Allora, lavoriamo sul buon senso, non sul dire che tutto deve essere, come dire, inoffensivo, perché se costruiamo una società inoffensiva diventiamo delle persone incapaci di fare qualsiasi cosa. No? Per cui io non so, io sono un po' scoraggiato perché vedo che il trend è quello, insomma, un po' Non è, infatti non è per niente buono il trend. di un'insolitanza un po' diffusa. Fatima ti chiede cosa ne pensi degli Human Centipede, diciamo la saga o almeno il primo film. Guarda, non l'ho visto, devo essere sincero, ho visto qualcosetta, insomma, non lo so, non è il mio genere, diciamo così. E ritorna, ci dice, proprio la Germania censura la nazione di Hitler. Beh. Esistenza inutile, dice, quanto è difficile emergere nel cinema italiano con generi come horror e fantascienza. Difficilissimo, difficilissimo in generale, difficilissimo, a prescindere dal genere, però il genere è un aggravante, soprattutto nel periodo recente, qualche anno fa in realtà era il contrario, cioè quando ho iniziato io i film horror andavano tantissimo, soprattutto quelli indipendenti, perché i distributori, i produttori potevano magari realizzare dei film a costi un po' più bassi e il mercato era fiorente, il mercato era in espansione. Adesso il mercato è saturo. Per cui realizzare film indipendenti a basso costo vuol dire farli semplicemente per il gusto di farli vedere a un pubblico, agli amici o diciamo, ai fan, a quello che ti pare. Però pensare, ecco, adesso in questa fase di riuscire a monetizzare con i film a basso costo è un'illusione. È molto E mi difficile. dispiace, è molto, molto difficile. Per cui bisogna. Secondo me, se posso dare un consiglio di evitare di realizzare il lungometraggio pensando che questa sia una mossa per poter, diciamo, riuscire a entrare nel mondo del cinema, Certo. invece di realizzare i cortometraggi, ma di farli bene, di investire le proprie risorse o quelle che si trovano per la realizzazione di opere piccole ma realizzate con tutte le cure. Magari allo stato dell'arte, in questo modo diventa un biglietto da visita molto più del film. Quindi, questo insomma, perché i film non hanno più tanto mercato, ce ne sono dappertutto. Poi queste piattaforme adesso sono sature, capito? Io anche E su non c'è questo vorrei fare una neanche. domanda, è una domanda che faccio a tutti perché sono molto interessata, penso che tutti noi dovremmo essere un po' in qualche modo interessati, no? Il futuro del cinema, le sale cinematografiche, comparirà, rimarrà, è colpa in parte delle piattaforme, che cosa sta accadendo? Qual è il tuo Allora, sentore? ma il sentore non è positivo, però cioè, allora, io penso che da un certo punto di vista la sala resisterà, spero sempre, perché comunque è un modo di fruire, come dire, le immagini in movimento
come dire, una cosa collettiva, no? Cioè, si radunano delle persone e fruiscono dell'opera in un modo che a casa, davanti al televisore, per quanto grande possa essere, non è la stessa cosa. Per cui il cinema penso che sopravviverà sempre, però è messo a dura prova, Sì, veramente a ma dura prova. qualche tempo fa, parlando con la regista Luna Gualano, ero molto d'accordo con lei, facendo un po' un percorso. Ha detto che il cinema diventerà elitario, come il teatro. Sì, è il suo destino perché appunto le piattaforme la fanno da padrone, però non sono le uniche responsabili perché in questo, per esempio, in questo periodo storico, chiamiamolo infodemico, perché la pandemia forse è più di informazione che virale. Il cinema e il teatro, diciamo, il mondo dello spettacolo è stato quello in assoluto più penalizzato. Per Assolutamente sì. cui questo darà, il problema non è solo di adesso, il problema è che molti magari non saranno in grado di riaprire, perché stare un anno senza poter aprire le porte e fare sbigliettare, come si dice, può diventare complicato per alcuni che magari erano già un po' in difficoltà prima. Come fanno a resistere? Per Certo. cui già la situazione era complicata e questa è un aggravante. Poi non so se è premeditato oppure no, questo non lo Speriamo di sapremo, no, anche. speriamo di Non lo no. so, io non so, sono un po', come dire, Un un po' po' abbattuto. scettico. No, cioè, vedo un cambiamento di paradigma, ecco. Quindi i film non si fanno più tanto Però per le sale Verdini dice, cinematografiche. ormai è tutto audiovisivo, prima l'unica concorrenza era la TV, Andrea ci dice, speriamo che le sale cinematografiche rimangano, mi viene tristezza pensare che non ci saranno più. No, io penso ci saranno ancora, ma saranno diverse, cambieranno, ma del resto, insomma, il cambiamento è normale. Bisognerebbe anche riuscire a capire il cambiamento, a cavalcarlo per non rimanere indietro. Questa è un po' la riflessione che faccio io quando penso a nuovi lavori da realizzare. Allora, torniamo un po' alla tua filmografia e siamo giunti al film tuo preferito, insomma, Ninfa, il tuo miglior lavoro, secondo te? Ma mi sembra un lavoro di cui sono particolarmente soddisfatto. Già La Casa Sfuggita mi ha dato, come dire, a parte che è andato molto bene, un film che ha avuto molto successo, per cui ero molto contento e che ho realizzato in assoluta libertà e penso con anche, come dire, una tecnica di regia puramente istintiva che riguardando adesso dico, cavolo, ma ho girato benissimo. Mi sorprendo, mi faccio i complimenti da solo. Bravo, ti facciamo pure E noi, io mica sono da poi solo. sì, Ninfa è un film che per certi versi è anche un po' legato alla Casa Sfuggita, per quel po' per la struttura in tre segmenti, in realtà lì sono due, però insomma con l'utilizzo massiccio insomma, del flashback e con la struttura in incastro, però è un film che intanto il clima sul set era meraviglioso, cioè, si era creata una crew fantastica, un cast di attori che hanno dato il massimo e sono stati veramente Poi, tra l'altro, che ti sto vedendo sei straordinari. legato ad alcuni attori, a due attrici americane, credo in particolare, insomma, hai avuto dei rapporti come tanti registi, un po' i portafortuna, cioè oltre a lavorare bene sul set, ma sono anche quei portafortuna che uno ogni tanto si riva a ripescare e si riva a ritrovare, giusto? Sì, certo, diciamo che se posso, insomma, io cerco di richiamare le persone con le quali mi sono trovato bene e con le quali si è instaurato un rapporto che poi, insomma, negli anni è diventato non solo di rispetto e di ammirazione per il talento artistico, ma anche perché si è diventati buoni amici, insomma. Assolutamente. Quindi certamente questo, sì, insomma, negli anni molte persone ricorrono, ecco, nei miei film. Mi hai fatto venire in mente una domanda, Ivan, no? Perché tu di Vai. solito hai detto, leghi a volte dei film, no? Per la trama o in qualche modo per qualcosa che li unisce. Hai mai pensato ad una trilogia? Allora, in realtà sì e no, nel senso l'Altrove e Il figlio dell'Altrove avevano anche un terzo capitolo che si chiamava, aspetta che cerco di andare a pescare nella memoria, o forse Lost Beyond, forse, o La settima guerra, comunque era il terzo episodio
Peccato. ma non si è mai realizzato perché la casa sfuggita ha preso più potere, insomma, più forza e quel film non si è mai fatto e penso mai non si farà mai più. Ma non me ne dispiaccio, ecco. Assolutamente No, no, la se lo trilogia pensate non ci ho bene. più pensato. Non ci ho più pensato perché non sono un fan dei seguiti, cioè, anche se quando è finito un film ti resta molto materiale addosso, no? Perché ti resta il Certo. film che hai analizzato, i personaggi sono vivi dentro di te e hai ancora voglia, no? Di sviscerare quello che resta. Però in realtà quello che resta, anche se è brutto da dire, è un po' uno scarto, per cui quando poi tu utilizzi questo materiale per realizzare il famoso o famigerato seguito, non ha mai la stessa forza dell'opera originale, per cui molto spesso i seguiti sono deludenti, per cui alla fine, per quanto io ne abbia anche scritti, anche dignitosissimi, anche belli, poi alla fine non ne ho mai fatti e spero di non farne mai in questo senso, perché se devo fare dei seguiti deludenti, meglio non farli, meglio fare cose nuove. Poi, per carità, se qualcuno me lo commissiona, se ci sono dei produttori interessati, insomma, si sa, insomma, ben venga. Poi arriviamo all'opera più complicata per te, ho letto, ho sentito anche delle interviste video, Color from the Dark. Allora, sì, Tre Nymphe e Color from settimane di the lavorazione, giusto? Dark. Quanto? 3 settimane di lavorazione, era questo il film? Dove tu No, dicevi, no, non era no, questo il no. film? No, 3 settimane, girare un film in 3 settimane per me è una follia, ci cioè sono pochissime. È stato bello. Era questo il film dove tu avete lavorato in pochissimo comunque tempo, o hai avuto, oppure mi sbaglio io? No, è Correggimi. Bad Brains. È Bad Brains che ha avuto 3 settimane di lavorazione, una gestazione un po' complicata perché sul set si sono create un po' di tensioni, Tra te e voi. ma un po' tra gli attori, un po' la troupe che ha fatto un po' a un certo punto ha fatto ammutinamento e mi ritrovavo praticamente a girare il film da solo quasi. E invece Ma Color from insomma. the Dark, che film è stato? Color from the Dark è stato un film fantastico. Abbiamo avuto problemi, ma abbiamo avuto problemi di un altro tipo, nel senso Tipo? che abbiamo girato il film in una location che era la stessa dove Tinto Brass girò Miranda, Meraviglioso però Miranda, guardatelo. Tinto Brass non mi ha detto che il set era infestato da uno spirito, che se me lo diceva io mi preparavo, No, invece noi adesso non questa me sapevamo. la racconti per bene. No. No, è così. Abbiamo accusato un ritardo di una settimana perché non riuscivamo a girare, perché succedevano di Tipo tutti i si colori. crepavano gli orologi, si rompevano le macchine da presa, queste cose così. Si sono rotte 2 macchine da presa Bene. e la prima si è rotta dopo 2 giorni, al secondo giorno. Ne prendiamo un'altra e alla sera stessa si rompe subito, ma non solo, da rotta si accendeva e si metteva a girare da sola. No, No, non ci serve, veramente. ma non sto scherzando, proprio documentaccio. Poi abbiamo realizzato pure un piccolo documentario che si trova su internet dove si raccontano, insomma, le vicissitudini di Avete fatto come questo. Poltergeist, che loro prendevano proprio le agendine e si segnavano tutte le cose strane che accadevano sul set. Abbiamo una documentazione fotografica perché dopo, insomma, poi si sono rotti i freni della macchina. Si è fuso il motore di un'altra macchina, ma non sto scherzando, più alcuni incidenti che sono accaduti ad alcune persone, uno è caduto dalla scala, un altro mi ricordo un'infezione all'occhio, insomma, succedeva di Scusa, si tutti i sa colori. insomma che tipo di fantasma è? Era un Allora, signore? cosa è successo? Adesso ti spiego che è successo. Per la realizzazione di questo film era necessario la costruzione di un pozzo. Il pozzo in quella location esisteva già. Solo che era tappato, era chiuso, al suo interno era cresciuto un albero di fico. Ok. Allora, abbiamo tagliato l'albero di fico, abbiamo ricostruito il pozzo, la muratura del pozzo dove era ceduta a causa della spinta della pianta, e poi dopo abbiamo cominciato a scavare il pozzo per avere più profondità, perché ci serviva un pozzo profondo. Io credo che qualcuno sia stato, probabilmente durante la guerra, qualcuno sia stato ammazzato in quel posto e seppellito dentro il pozzo. Quindi noi andando a scavare abbiamo probabilmente disturbato qualcosa. Qualcosa. Sì. Anche perché noi l'abbiamo fotografata questa entità.
l'abbiamo fotografata. C'è una foto sul set, il fotografo di scena stava proprio fotografando il pozzo da molto lontano e si vede, noi siamo lì che stiamo girando, c'è tutto il set illuminato, sul prato, diciamo 20 metri, 30 metri prima del pozzo, sul prato si vede, è uno scatto. Di quelli multipli, no? Sai, sono Certo, cinque scatti, sette, otto scatti bellissime. dietro l'altro. Per cui Ma si voi, vede ma, una. cioè, ma voi avete avuto ovviamente un po' di, cioè, come, cioè, che atteggiamento avete avuto nei confronti di questo? Paura, timore? Vi siete messi a ridere? No, eravamo preoccupatissimi perché pensavamo di non riuscire a finire il film. Dello spirito non ce ne frega niente, se devo essere sincero. Tra Però l'altro, vabbè, ti io ricordo a dicevo. tutti che martedì prossimo avremo qua il regista del film Azzurrina che dovrà uscire nel 2021, quindi preparatevi perché qua, cioè, continueremo a parlare anche di fantasmi, quindi tutto questo è meraviglioso. Non sapevo niente, è meraviglioso. Aspetta, tu devi vedere questa foto perché si vede questa. Si vede, prima non si vede niente, poi allo scatto successivo si vede una macchia nera per terra. Poi nello scatto successivo si vede che questa macchia è salita e ha preso una forma similumana. Nel terzo scatto diventa un uomo effettivo, un'ombra oscura fatta simile con la No, testa, le lì mi braccia, hanno inquadrato le gambe. tutto. Voglio perché E sono poi nel curioso. quarto scatto non c'è più. Quindi l'abbiamo fotografata. È incredibile. Quando me l'hanno fatta vedere, io non ci credevo, però è così. No. Quindi abbiamo anche, come dire, la prova fotografica della presenza. Comunque, dopo la prima settimana ha smesso di turbarci. Noi abbiamo noleggiato la terza telecamera che non si è rotta. È tutto filato liscio, abbiamo recuperato lavorando magari anche le domeniche, adesso non mi ricordo, comunque siamo riusciti a recuperare sul piano di lavorazione e il film in 5 settimane lo abbiamo realizzato. Quindi Ma poi in il privato, problema è che non ti lascio sono più stare, eh? No, in privato veramente. Quindi sono curioso di queste cose, l'ho anche su studiato, YouTube si chiama My Memory of the Ghost We Named Trevor, perché gli inglesi e gli americani sul set hanno deciso di chiamare questo fantasma Trevor. Che poi mamma mia. vuol dire Trevor De che semmai si chiamava Gino, si chiama che ne so, no, William, come facevano una volta in polese, sai, quei nomi assurdi. Assolutamente sì. C'è Ivan di Horror Thriller 88 che è impazzito. Ci sarò, si possono vedere queste foto. Sì, perché ci ha tirato fuori una cosa proprio fantastica. Quindi, insomma, è stato un film che insomma, che sicuramente non dimenticherai. No, certo, ma come tutti gli altri, insomma, però perché poi alla fine su ogni set insomma, ci sono episodi particolari. Quindi, per esempio, in Ninfa avevamo un attore fantastico che si chiamava Alan McKenna, che parlava un inglese assolutamente inintellegibile, cioè non capiva niente nessuno, perché aveva un accento scozzese molto spiccato. No? Per cui Fantastico. faceva molto ridere che gli attori, anche madrelingua, no, non lo capivano, per cui aspettavano che finisse di parlare per capire quando era il loro momento di intervenire, perché non si capiva niente. Vabbè. Poi una volta si è perso, questo ha preso il motorino, ha cominciato a girare No, fantastica sta cosa. per i paesi, si è perso, mi telefona per dirmi che non sapeva dove era, di andarlo a prendere, ma se tu non sai dove sei, come faccio a venire a prendere? Vabbè, allora, questo è per quello che accade anche sui set, che è bellissimo. Sui set, su, no, nei fuori onda, nei fuori Sì. set, il fuori No, set, ma questo. spesso realizzare film horror, poi film horror lì fa un film anche duro, anche spaventoso, però ci sono gli aneddoti divertenti, sono all'ordine del giorno, perché insomma alla fine si matura anche un po' quella o si coltiva quel bambino che in noi è lì dovendosi sporcare con sangue, con quegli effetti speciali. Il bambino che in noi insomma, un po' si esalta. I tuoi due ultimi lavori sono Wrath of the Cross e Herbert West Reanimator, giusto? Che ci Sì. racconti in breve di questi due film, di queste due Allora, tre opere? The Wrath of the Cross, diciamo, lo considero un po' il vero ultimo film, perché poi Reanimator in realtà la sua genesi è un pochino più articolata. Wrath of the Cross, ovvero L'ira dei corvi, è un film molto interessante, anche questo venendo da Call of the Dark, che è un horror classico, quindi molto meno
spinto, diciamo così. Mentre Rafa Jacuzzi, il mio intento era quello di tornare un po' a spingere, superare l'acceleratore. Così ho fatto, perché è un film veramente tosto, con tantissima, anche tantissima azione, e senza però mai distogliere l'attenzione dalle tematiche che mi stanno molto a cuore, insomma, il lato oscuro, la giustizia divina. Le grandi domande come dire, che ci poniamo tutti: chi siamo, dove andiamo, esiste Dio oppure no? E penso sia un film, insomma, interessante. Non ha incontrato stranamente, come dire, molto interesse, e ancora mi chiedo perché. Perché in realtà è un film molto appetibile, nel senso che è ricco d'azione, non ti lascia mai un momento tranquillo. Forse troppo, non so. E poi Che è recitato spiegazione bene. ti sei dato perché non ha Non lo so, avuto? forse dà un fastidio, non so. Nel senso, parlando di colpa, no? Parlando di quali sono le nostre colpe, cioè alla fine è un giudizio, no? Cioè, tutte queste persone si trovano a dover rispondere di quanto fatto in vita. E non avendo praticamente nessuno. Interessante questo. Cioè non c'è nessuno con il quale identificarsi totalmente, perché sono tutti dei bastardi, capite, in questo film? Sono tutti personaggi che si sono macchiati di crimini immondi. Tu, con chi ti identifichi in questo film? Sono tutti colpevoli, È vero. anche chi non crediamo che lo sia. Colpevole è, alla fine scopriamo che lo è. E anzi, forse il più colpevole di tutti. Questo Quindi. potrebbe essere un giudizio un po' cattivo sull'umanità, su quello che è l'essere umano. Probabilmente, ma certo, voglio dire, insomma, se tiriamo una riga sulla condotta dell'essere umano, meglio che ci stinguiamo subito, no? È meglio guardare gli animali, cioè siamo animali pure noi, ma è meglio Sì, guardare altri tipi di animali. questa bellissima cosa che abbiamo sviluppato, che probabilmente era un'arma di difesa, cioè la ragione, ci ha fatto sì che abbiamo creato cose meravigliose come il cinema, come la musica, come tutte le cose meravigliose che sappiamo E poi fare, le bombe perché atomiche. l'animazione, un cantore Mozart non potrebbe mancare, non potrebbe suonare un cantore Mozart. No? Però la rovescia della medaglia è che l'essere umano, a fronte di tutto questo, è anche artefice di mostruosità indicibili. E per questo forse non so se il bilancio è positivo. Ecco. Cioè, mettendo sulla bilancia tutte le cose meravigliose che abbiamo fatto e tutte le cose abominevoli che abbiamo fatto, non so se il bilancio è positivo. Il film si sofferma su questo, quindi probabilmente dà un po' fastidio, perché non c'è un personaggio positivo con il quale identificarsi, perché alla fine questo Assolutamente. istintivamente facciamo quando guardiamo Invece una domanda, progetti? un film. Che cosa fai ora? Progetti per il futuro? Allora, dopo, diciamo che la parentesi, dopo Rough and Crosser, avevo un po' deciso di smetterla, no? Di dedicarmi al montaggio, che è un'altra delle mie attività, con la quale, insomma, sopravvivo in questo periodo storico un po' meglio rispetto alla regia. E quindi in quel momento lavoravo come montatore di pupi avati, anche adesso, e quindi ho detto, vabbè, adesso metto un po' da parte le mie abilità registiche e mi dedico solo al montaggio. Insomma, ho deciso di realizzare Allora, una guarda, serie web. aspetta Ivan, aspetta Ivan, che non ti si sente bene, ti sei bloccato. Ecco, avvicinati un po' di più alla telecamera, vediamo un po' se si sente bene, parlami. Ok, va benissimo, si era un attimino bloccato la telecamera. Perfetto. Pronto, pronto, pronto? Ci siamo. Bene. E insomma, adesso Allora. quindi ti stai dedicando al montaggio. No, cioè adesso, dopo l'Ira dei Corvi, mi sono dedicato quasi esclusivamente al montaggio come attività, diciamo, lavorativa. Poi dopo, e quindi montando, non so, non mi ricordo i film, però sono un po' di film di propri avanti, 3 a 3 a 4, fino al Signor Diavolo. Grande signor Diavolo, che ricordiamo che ha vinto gli Oro d'Oro Rewards. Noi facciamo dei concorsi ogni anno e ha Ecco, vinto anche gli Oro d'Oro Rewards il signor Diavolo. Una domanda, appunto, perché volevo arrivare proprio qui a Pupi Avati, questo rapporto, come vi siete conosciuti? No, viene da molto lontano, i pupi ci conosciamo da tantissimo tempo, penso prima del 2000, quindi
ai tempi dell'Altrove. Io mandai a propria amata il cortometraggio L'Altrove poco prima di mandarlo in America, e ho una sua lettera dove mi scrisse che si complimentava per me e per la mia visionarietà. E dopodiché io sono andato sul suo set come volontario, che è la Via degli Angeli, che è del 99, e lì mi hanno fatto uno scherzo. Cioè, io ero lì che davo la mano, facevo di tutto, spostavo le cose, spostavo gli stativi, spostavo i pezzi di scenografia, insomma, facevo tutto fare. Mi ha detto, mi indicano tu. Dico, sì, maestro, dice, c'è da andare a fare le riprese della seconda unità a Bologna. Va bene. E quindi, insieme al direttore di fotografia, che era Cesare Bastelli, sono andato a Bologna a fare le riprese della seconda unità. Che cosa voleva dire nel 99? Voleva dire imparare a utilizzare la pellicola su una cinepresa 35 mm senza sapere di che cosa stessimo parlando. Per cui mi hanno mandato il giorno stesso Tecnovision a imparare a caricare la pellicola nel caricatore con le mani nel sacco, perché si fa al buio, insomma, si mette la pellicola dentro un sacco, il caricatore si inferma le mani nel sacco e si impara a caricare. Però se la carichi al contrario, se hai buttato via tutto, se la carichi male, butti via tutto, e se la pellicola prende luce, butti via tutto. Non Certo. solo, se la pellicola, che poi quando è impressa, la devi togliere dal sacco, la devi togliere dal caricatore, e se la pellicola impressa prende luce, butti via il girato. Quindi era una responsabilità, insomma, enorme. Vabbè, insomma, ho imparato e sono andato con Cesare Mastelli Quindi a adesso girare. c'è proprio insomma, un bel rapporto d'amicizia, no, tra te e lui. Sì, dopo io ho iniziato a lavorare come montatore per Pupi, perché lui realizzava un sacco di documentari. E li ho montati praticamente tutti io, e poi nel 2000, quindi ho fatto una lunghissima gavetta con il montatore, molto, molto lunga. E non c'è mai, cioè lui aveva il suo montatore, per cui non c'era motivo per cui io dovessi subentrare. Però nel momento in cui con il suo montatore, uno è andato in pensione, l'altro non so, hanno litigato, mi ricordo, mi ha chiamato e mi ha chiesto, cioè, se andavo a montare per lui un film che era un viaggio di 100 anni. Fatto questo, mi propose le nozze di laurea e poi, fulgore di noi, disse: ne abbiamo. Lei mi parla ancora e adesso, tra le prossime settimane, comincio Dante. Quindi sì, c'è Sei una sempre pieno di stima. impegni comunque, Ivan, non ti manca nulla. Ma diciamo, dipende dai periodi, è un mestiere particolare, a volte si sta fermi anche un po', però quando sto fermo scrivo, quindi non è che mi Assolutamente. dispiace molto. Senti, ti piacerebbe fare film di altri generi oppure comunque sei sempre legato all'horror in qualche modo, in qualche maniera? Allora, io non ho nessun pregiudizio nei confronti di altri generi, anzi, io ho un po' di tempo che dico che voglio realizzare una commedia, ma non riesco mai a trovare qualcuno che me la sappia scrivere. Quindi figurati se ho un problema a realizzare uno. Non mi sento come uno specialista del genere, magari lo sono diventato, perché alla fine Certo. ne ho realizzati 8. Però è anche vero che non ho nessun problema. Voglio dire, non sono dei film, ma ho realizzato altre cose. Ho realizzato dei cortometraggi, ho realizzato degli spot pubblicitari che non sono horror per niente. Quindi, con risultati anche molto, molto interessanti. Quindi, non ho nessun problema, anzi. In realtà in questo preciso momento sto, come dire, lavorando a cose nuove. È un periodo in cui, in attesa di partire con i film di Pupi Avati, Dante, approfitto di questo periodo un po' di quiete per scrivere molto. Per cui sto lavorando a progetti miei personali che sono un thriller, un po' un giallo, ecco, un giallo, che si chiama Amigdala. E poi sto scrivendo, anche se non finirò perché appunto tra un po' parto un po' nel film di Pupi, sto scrivendo anche una commedia che si chiama Essi vedono, non so se ricorda qualcosa. E beh, a me mi ricorda e si vivono. Esatto, che sai che l'idea è quella di realizzare una commedia con fare un po' parodistico, ma non è una parodia, ecco, che è un pochino, molto lontana, ricordi un po'
e si vivono di John Carpenter. Anche qui c'è qualcosa legato alla vista che permette appunto di vedere qualcosa attraverso questo dispositivo. Tu hai sempre avuto Quindi, un modo, come dicevi anche tu, no, internazionale di girare in qualche modo, però ti rifai a dei grandi maestri italiani, tipo Mario Bava. Sono i allora, tutti. sì, no, Mario Bava soprattutto, di Mario Bava, di Fulci, ho sempre amato il fatto che loro erano dei veri artigiani, ed è una cosa che ritrovo anche nel cinema di Avati, cioè quella di realizzare film non come dire, delle cose preconfezionate, ma di lasciare spazio veramente alla creatività, perché gli americani fanno sempre film anche, come dire, tecnicamente perfetti dal punto di vista della formula, sono anche molto pregevoli, però Certo. sono un po' freddini. Invece i nostri artigiani italiani realizzavano e realizzano i film in modo molto più istintivo. Avati sul set, per esempio, è un case che non è che decide tutto prima, non è che arriva sul set con gli Certo. storyboard, tutti quanti devono fare quello che c'è nel disegnino. È veramente avvilente fare un film così. Vai sul set, ti lasci ispirare anche dal momento, dalla location, dagli attori o da qualsiasi cosa che in quel momento, come dire, sia da volare, insomma, dal slancio, quella creatività. Perché è un lavoro artistico, non bisogna dimenticarsi di questo. Quindi i nostri artigiani, a volte i film, come dire, Torniamo tra sono l'altro meno all'artigianalità. perfetti, non sono più genuini. Sì, torniamo all'artigianalità e so che tu su questo sei molto d'accordo, anche sull'artigianalità a volte degli effetti, no? Degli effetti dei film in qualche modo. Purtroppo, il campo degli effetti speciali è stato, come dire, inondato, no? Di questa CGI che è un po' triste, insomma, un po' Ha un po' brutta. distrutto tutto, eh. Sì, anche perché poi si vede, no? Come dire, cioè, si vede che è digitale, allora E facciamo a quindi meno. Anche dovremmo magari rivedere anche dei film il. un po' alla Evil Dead, no? Dove si vedeva anche il purè uscire dal corpo, ma era bello. Cioè, era. Sì, ma almeno è materia, capito? C'è il problema del digitale, che la materia è sintetica, diciamo così, no? È elettronica, non sono numeri, non sono cose vere. Quindi Certo. l'effetto di make-up realizzato dal vero è sicuramente più efficace, perché almeno ai nostri occhi appare come qualcosa di concreto. Quindi, poi, per carità, a volte per questione di costi si è anche obbligati a far fronte al digitale, lo si fa, l'ho fatto anch'io. Tra l'altro, appello sull'artigianalità lanciato anche dal truccatore Vittorio Sudano, che abbiamo avuto proprio nell'ultima diretta, dove ha detto proprio, insomma, ritorno all'artigianalità, sarebbe proprio necessario in qualche modo. Andare avanti, però, senza dimenticare ciò che ha portato anche al successo del cinema italiano, ricordiamocelo bene, perché non. Allora, come sei stato? Benissimo, Hai visto come se molto fossi a bene. casa, fa una bella chiacchierata, eh? Così va bene. Così. Allora, prima di salutarci, voglio ricordare che giovedì, quindi dopodomani, alle 21:30, abbiamo il regista Poggiogiano, Giacomo Franciosa, per parlare di Agrippina, che è un film che dopo tanto tempo, anche questo finalmente, questo film ha partorito, uscirà quest'anno, quindi l'8, martedì 8, quindi non mancate l'appuntamento. Ivan, io ti rivoglio qui, eh? Quando Quando vuoi, vuoi. ma Bel anche un bel thrillerone. thriller. Un bel Non thriller. vedo Va l'ora. bene, Ivan. Ti ringrazio, grazie di essere stato qui con me. Mi ha fatto tantissimo piacere averti. Grazie a voi, grazie a te e speriamo di vederci presto. E Prestissimo, auguri sicuro. per le tue prossime dirette. Speriamo che Dio ce la mandi tutta l'estate, starò qui. Bene, Un bene. bacio. Ciao, Ivan. Ciao. Ciao.